Dottor Bellizzi, torniamo in Liberia, torniamo nella zona da cui lei sta provenendo. Esiste un'altra emergenza collegata a questa, ovviamente, perché poi diventa una tragica conseguenza, ma esiste il problema bambini orfani di Ebola. Che cosa ne è di loro e come viene organizzata il loro futuro? Sì, è un grande problema perché nel contesto Ebola sappiamo bene che è un'intera famiglia che viene sterminata spesso. Quindi ci capita a volte di avere dei bambini piccoli che fortunatamente sono scampati all'infezione ma che rimangono orfani. È capitato un caso per esempio un paio di settimane fa proprio a Monrovia nel nostro centro. Se ne sono occupate alla fine le autorità locali. Se non sbaglio con l'UNICEF nell'affidarlo a delle strutture che sono molto scarse come numero e che è uno dei temi da affrontare bene con una certa urgenza, perché per un paio di giorni è rimasto da noi cercando di essere appunto coccolato dal nostro personale perché non si aveva una certa risposta sul come gestire il caso. Quindi è un problema reale. È un problema reale che deve essere risolto attraverso delle strutture e organizzazioni che debbano entrare in gioco per far fronte a ciò. Mi chiedevo, dottore, esiste una forma di collaborazione tra le varie organizzazioni che operano, le organizzazioni di volontariato che operano nei paesi africani colpiti? Specialmente in questo contesto, sì. Per esempio, noi stiamo offrendo training, quindi formazione, a tutti gli operatori di altre organizzazioni non governative che si stiano attivando per andare nel campo, per lavorare. È fondamentale anche perché bisogna dividersi fra le diverse organizzazioni il tipo di attività da fare. Un esempio è che noi stiamo per esempio distribuendo 50.000 kit igienici in alcune zone della città affinché le famiglie con dei malati si proteggano dalla contaminazione, ma è fondamentale che intervengano altre organizzazioni che continuino il nostro lavoro. Certo, questo poi vuol dire mettere a sistema tutte le forze che sono in campo, quindi mi sembra una cosa intelligente.